È stato un mese di buone letture. Questo significa che il video sarà diviso in due parti. Cominciamo con ordine. Yeah! Bentornati sul canale. Dunque, video delle letture del mese. Vi dicevo, lo dividerò sicuramente in due parti perché parliamo di 8 libri. E per quanto io cerchi di essere stringata, e non lo sono mai, 8 libri sono troppi. Direi che seguo l'ordine in cui li ho letti, quindi è un ordine cronologico di lettura e null'altro. Ho aperto il mese con una lettura che avevo in stand-by da un po'. Il testo in questione è L'altra metà di Sarah Rainer. È un'edizione Guanda del 2014, esatto, 18 euro prezzo di copertina, 330 pagine, preso da Feltrinelli con lo sconto del 15%. Perché dico che ce l'avevo in stand-by da un po'? Perché io lo scorso anno avevo letto della stessa autrice 2 settimane d'attesa. Vi lascio il link al video qua sotto. Ed era stato un libro che mi era piaciuto moltissimo, dove si affrontava il tema della fecondazione in vitro, della fecondazione assistita e della maternità e della paternità. Ed era un libro molto bello. I personaggi femminili che la Rainer disegna hanno sempre un grosso appeal su di me, li trovo sempre molto veri, molto ben disegnati, molto realistici. Con questo secondo libro la Rainer affronta un tema un po' spinoso che è quello del tradimento. Lo fa attraverso la storia di due donne e un uomo, o meglio, di Maggie, di suo marito James e di questa giovane intraprendente ragazza che si chiama Chloe o Chloé, vedete un po' voi come volete pronunciarlo, se alla francese o all'inglese. La storia è ambientata in Inghilterra e la Rainer ci presenta questa famiglia, ci sono appunto Maggie, James e il loro figlio, il loro piccolino. Alle prese con delle difficoltà. Perché delle difficoltà? Perché James, il personaggio maschile, in realtà è un personaggio che mi ha profondamente urtato il nervoso, perché è un mezz'uomo, è un po' un omuncolo. Non tanto perché James a un certo punto della vicenda decide che tradisce, decide di tradire sua moglie e di concedersi una relazione extraconiugale con una giovane e promettente giornalista, direttrice di rivista, anzi, della rivista che lui si trova a gestire, ma perché non è in grado di prendere una decisione. Nel senso che James rimane sempre a metà strada tra le due donne, ma dall'inizio, sin dall'inizio, si fa sempre spingere dalla situazione e non prende mai una decisione. E le donne, le due donne dipinte dalla Rainer, come già avvenuto in 2 settimane d'attesa, sono due donne meravigliose, molto diverse tra loro eppure piuttosto simili per alcuni versi. Sono delle donne vere, delle donne a 360 gradi, delle donne veramente delle grandi donne, ognuna nel suo modo di essere, ognuna nella sua fascia di età, ognuna nel suo ruolo. Una è una moglie, una madre, una professionista, l'altra è una giovane intraprendente reporter che sta muovendo i suoi primi passi nel mondo del lavoro, ma entrambe hanno dei caratteri molto ben definiti, dei tratti, delle personalità di grandissimo valore. E la cosa che fa un po' arrabbiare, ma che è estremamente realistica e veritiera, è come queste due donne così ricche, così carismatiche, si possano perdere dietro a questo mezz'uomo che non riesce a decidersi tra la metà verde e la metà rossa della mela. Diciamo così, a pregio dell'autrice, devo dire che il finale che ha scelto è l'unico che avrei mai potuto accettare come donna e come lettrice e che riesce a rendere la vicenda molto fruibile, molto leggera, pur in momenti un
molto drammatici, lo stile rimane sempre molto rapido, molto scorrevole e la vicenda, tutto sommato, a me non è dispiaciuta, solo che quest'uomo non si può sentire. Questo libro è rientrato nella Reading Challenge 2005 perché richiedeva di leggere un libro con un triangolo amoroso e direi che ci calza perfettamente. E veniamo alla mia grandissima vittoria di questo mese. Questo mese mi sono cimentata nella lettura del famoso unico libro che io abbia mai abbandonato in vita mia. Di chi sto parlando? Il Sergente della Neve di Mario Rigoni Stern, uno dei capisaldi della letteratura italiana. Quasi tutti lo hanno letto e a quasi tutti è piaciuto. Io l'avrò tentato, credo, almeno 7 volte negli ultimi 10 anni, fermandomi sempre a pagina 42. Ebbene, questo mese mi sono impuntato, ho detto no, lo devo leggere perché ce l'ho lì da troppo tempo, perché me lo trascino da troppo tempo, lo voglio assolutamente leggere e l'ho portato a termine. Parliamo di un romanzo del 53, questa è un'edizione in Audi, 14 euro prezzo di copertina, 139 pagine il volume. La vicenda è quella di un militare italiano in Russia che si ritrova, durante la Seconda Guerra Mondiale, che si ritrova a vivere gli ultimi momenti della campagna di Russia e la ritirata appunto nella neve, nella steppa russa, una ritirata che in realtà terminerà in maniera drammatica, se vogliamo, per l'autore, nel senso che lui racconta quello che ha vissuto, ma lo racconta fino a prima di essere poi catturato. Lui sarà poi in realtà catturato e passerà dei mesi, se non sbaglio, in un campo di prigionia per militari. In realtà le vicende narrate nel Sergente nella Neve sono gli ultimi momenti in trincea e la ritirata, questa grandissima ritirata attraverso la steppa. Non è sicuramente il mio genere. Se vi dicessi che è un libro che ho amato, che ho adorato, mentirei spudoratamente. Però sono riuscita a venirne a capo e ne sono molto felice. Tra l'altro, in questo modo sono riuscita a inserirlo nella Reading Challenge di quest'anno come un libro che hai cominciato ma non hai mai finito. Ebbene, l'ho finito. Poi mi sono lanciata sui saggi. Avevo lì un saggio da leggere da un po' di tempo e mi sono detta perché no. Ed è Letteratura e Ideologia. Letteratura e Ideologia, questa è un'edizione Grandi Passaggi Bompiani, 10 euro. Sono in tutto 52 pagine e in realtà sono 2 saggi. Il primo si intitola Ideologia e Letteratura ed è ad opera di Gao Xingyan, nome cinese io, e il secondo è I colori delle idee, letteratura e ideologia di Claudio Magris. Nel primo saggio si affronta il rapporto tra letteratura e filosofia, tra letteratura e linguistica e tra letteratura e lingua. Ci sono delle interessantissime riflessioni sull'uso della lingua e sul ruolo dello scrittore nella società. Un saggio veramente molto molto interessante. Il secondo saggio, invece quello di Magris, si concentra di più sul rapporto tra letterati e ideologia, tra letterati e regimi, analizzando il Novecento, che è il secolo delle ideologie, ma è anche il secolo dei letterati ribelli e dei letterati anti-ideologie, e poi si fanno delle riflessioni anche su Platone e sul ruolo che viene dato ai letterati nella Repubblica di Platone. Chiaramente è un testo indicato per gli appassionati di letteratura, di sociologia, di sociopolitica, però vi devo dire la verità, i saggi sono scritti in maniera molto scorrevole, molto facile e decisamente non sono resi troppo, non sono infruibili da chi non ha una base di storia della letteratura, ecco. Sono abbastanza intuitive come riflessioni e sono veramente interessanti. Ultimo libro per questo video, un libro edito nel 2015.
Questa è anche la categoria con cui l'ho fatto rientrare nella Reading Challenge di quest'anno. Infatti Minimum Fax ha pubblicato questa raccolta di discorsi di Kurt Vonnegut direi, o Vonnegut. Se volete lo leggiamo alla tedesca, visto che è mezzo tedesco, quindi Kurt Vonnegut. Quando siete felici fateci caso, prezzo di copertina 13 euro, 107 pagine. Sono 9 commencement speeches, ossia i discorsi che vengono tenuti nelle università americane da personalità di una certa rilevanza. In questo caso Vonnegut è stato invitato tra il 78 e il 2004 varie volte in varie università degli Stati Uniti a tenere questo genere di discorso ai laureandi. E ogni volta Vonnegut li invitava a chiaramente a farsi guidare, dava loro dei messaggi, dei consigli per andare avanti nella vita, insomma, per realizzare quello che era il loro sogno, visto che avevano studiato. Cosa dire? A parte il fatto che io sono, come sempre, molto offesa dalla scelta di traduzioni dei titoli, perché il titolo originale è If this isn't nice, what is? Ossia, se non è bello questo, se non è una bella cosa questa, che cosa lo è? Che è stato tradotto con Quando siete felici, fateci caso. Pregio per la copertina che a me piace tantissimo, ma il titolo non c'entra niente con l'originale. Tant'è che infatti questa frase nei discorsi di Vonnegut non compare mai, mentre se non è bello questo, che cosa mai può esserlo, compare spesso all'interno dei vari discorsi. Quindi c'è anche questa frizione tra la scelta della traduzione del titolo e quella che è in realtà la scelta traduttiva dei singoli saggi. Era la prima volta che io affrontavo un testo di Vonnegut, vi devo dire che ha uno stile molto rapido, molto incisivo, ironico, niente male, devo dire la verità, niente male, chiaramente non un testo trascendentale, divertente a tratti, interessante ad altri, con dei belli spunti di riflessione, non un grandissimo capolavoro, però mi ha incuriosita ad andare a cercare altri libri di questo scrittore. Bene, per questa prima parte direi che ci fermiamo qui, io vi do appuntamento al prossimo video dove vi parlo degli altri 4 libri letti nello scorso mese. Fatemi sapere se avete letto questi libri, cosa ne pensate, se li avete in lettura, che cosa avete letto voi e come state messi con la Reading Challenge del 2015. Ci aggiorniamo presto, ciao!